Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi in questa seconda parte del primo video intitolato Gerusalemme, capitale di Israele e il rapimento della Chiesa. Bene, proseguiamo con il secondo video che dovrebbe andare a concludere, diciamo, il discorso almeno generale. Come abbiamo detto nel primo video, vogliamo altresì ripeterlo in questo, ovvero essendo noi un canale cristiano, esaminiamo il tutto alla luce della parola di Dio. Vero è che ovviamente dobbiamo anche valutare il discorso alla luce della politica internazionale, perché noi sappiamo che molto spesso è stata ed è la politica internazionale che dà il compimento alle profezie, quindi l'escatologia va valutata anche alla luce della politica. Con questo non stiamo dicendo che siamo a favore dei cristiani che fanno politica, semplicemente stiamo dicendo che conoscere, valutare, studiare gli avvenimenti politici nazionali e internazionali è necessario per poter verificare, constatare se una profezia si è compiuta, ovvero non si è compiuta. Un caso emblematico potrebbe essere il libro di Daniele o il libro di Neemia, di Esdra, dove troviamo personaggi come uno su tutti, Ciro, che fu profetizzato niente meno che da Isaia moltissimi anni prima che andasse al potere, e così via. Quindi dobbiamo conoscere l'ambiente politico che ci circonda. Quindi vuoi o non vuoi, in questo video parleremo un po' di politica, anche se non lo faremo come lo abbiamo fatto nel video precedente, ovvero semplicemente daremo un volo, come dire, un volo panoramico molto molto alto, insomma. E vogliamo altresì ripetere che non siamo a favore di nessuno per quanto riguarda la politica internazionale e anche nazionale, noi semplicemente siamo apolitici, tutto qua. Presentiamo i fatti, ovviamente siamo, come dire, amiamo Israele, ovviamente siamo un canale cristiano, quindi amiamo Israele e siamo ovviamente pro Israele, ok? Questo è sacrosanto, ce lo ordina la parola di Dio, questo. Il fatto che amiamo una nazione non significa che poi odiamo le altre nazioni. Noi amiamo tutte le nazioni, benediciamo tutte le nazioni, preghiamo per tutte le nazioni, preghiamo per tutti i governanti delle nazioni, così come ci ordina l'Evangelo di Gesù Cristo. Questo è molto importante. Quindi, se non siete d'accordo con questa posizione, semplicemente non guardate il video. È inutile che poi vi mettete a guardare un qualcosa che non condividete e poi molti di voi o alcuni di voi si mettono, scusate il termine veramente grottesco, ma è quello che fanno alcuni, vi mettete a vomitare con dei commenti sotto i video. Non ha senso, è come se io andassi in altri canali dove non condivido niente per vomitare cose che poi trova il tempo che trova. Tanto più che qui noi cerchiamo, ci sforziamo al 100% di essere il più obiettivi possibili. Chi sbaglia, diciamo, ha sbagliato, chiunque esso sia, anche fosse Israele, e non presentiamo menzogne come fanno molti canali antisemiti che presentano solo menzogne, ecco. E stiamo parlando di canali di testate giornalistiche a livello internazionale, c'è molta disinformazione. Ad ogni modo, qui si andrà soprattutto a esaminare il discorso escatologico, ovvero il discorso profetico che coinvolge o che riguarda la fine dei tempi. Bene. Inoltre vogliamo sottolineare il fatto che noi vi invitiamo anche a non guardare il presente video se non siete d'accordo, insomma, perché comunque il cristiano, vero è che evangelizza, ma il proselitismo che fa il cristiano non è forzato,
Il vero cristianesimo, lasciamo stare quello che ha fatto e fa il falso cristianesimo, ma il vero cristianesimo, quando fa proselitismo, quando evangelizza, anche se è molto franco, ma lo fa con amore, non con imposizione. Se tu vuoi essere cristiano e avere la vita eterna, noi ti invitiamo a fare questo passo, ma con amore e non in modo forzato. Gesù stesso ebbe a dire ai suoi discepoli: volete andare via anche voi? Quindi noi vi predichiamo con franchezza: guardate che c'è una vita eterna, c'è un inferno eterno. L'uomo, l'essere umano, quando nasce, nasce nel proprio peccato ed è già perduto, non è che deve andare in perdizione, è già perduto, è già condannato all'inferno, tranne per i bambini ovviamente. Ma come acquisisce, come entra in quell'età della ragione, che più o meno si raggira intorno ai 12 anni, quando entra in quel frangente della propria vita, a quel punto ha bisogno di Cristo per entrare nella vita eterna. Se non fa questo passo, ahimè, rimane nella perdizione. Non è che deve andare in perdizione, rimane nella perdizione. Ecco perché Gesù è morto in croce. Ecco perché il Padre ha tanto amato il mondo che ha dato il proprio unigenito affinché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Quindi credere in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio stesso fatto uomo, è imprescindibile per la salvezza di tutti gli uomini. Ma se voi non siete d'accordo, non volete accettare questo, per carità, siete liberi di andarvene. Lo diciamo con dispiacere, ma è anche una forma di rispetto nei vostri confronti. Quindi questo è un canale cristiano che parlerà secondo quello che dice la parola di Dio e non secondo quello che tu possa pensare o ti piacerebbe che ti si dicesse. No, qui ti si dirà quello che dice la parola di Dio, perché noi riconosciamo la parola di Dio come l'unica verità assoluta e infallibile. Se non lo vuoi accettare, Dio ti benedica. Detto questo, vogliamo passare alla navigazione, come facciamo sempre. Ecco, allora in questo momento vi trovate con noi, apriamo, ok, allora avevo messo un po' la mia pagina perché poi dopo vi vorrei mostrare qualche cosa. Allora, vediamo un pochino di alzarla, sì, alziamola, meglio, ok, allora, ci troviamo nella parola.net, che sarebbe la Bibbia online. Se voi andate su www.laparola.net vi trovate la Bibbia online. Qui avete diverse versioni, tra cui la Nuova Riveduta, la CEI, la Nuova Diodati, questa saltatela per carità, Luzzi e Diodati, ok? E qui avete le stesse Bibbie, solo che qui è per cercare il brano in diretta e qui invece è per cercare la chiave biblica. Questa è una chiave biblica, tipo voi non ti ricordi dove si trova un passo, metti qui una parola chiave e fai ricerca e ti trova tutte le parole. Questa invece è per farla più mirata, tipo il libro, se vuoi mettere il libro, questo però è facoltativo, tipo sai che si trova in Isaia, metti Isaia, ovvero se proprio non ti ricordi dove si trova non metti niente, metti solo la parola chiave, però avrai una ricerca più lunga da fare. Tutto qua, ecco, vi ho illustrato brevemente dove ci troviamo. Questo qualora non abbiate in casa vostra una Bibbia. Se in casa vostra avete una Bibbia il problema non si pone, anche se comunque potete seguire quello che noi vi predichiamo, perché noi vi mostriamo, ok, quello che diciamo dove sta scritto. Questo è molto importante alla luce del contesto. Allora, cari amici in ascolto, la prima cosa che desideriamo fare
è spiegare un mito. Ecco, appunto, questo è un canale cristiano. Sono certo che farà molto bene anche ai nostri fratelli cristiani. E perché? Perché giustamente le persone, ma la maggior parte delle persone, non conoscono molte cose, ma nello specifico ci riferiamo a un termine. Infatti, nel video precedente, giustamente qualcuno, senza fare nomi perché non ci piace fare nomi, e quello che importa tutto sommato è il concetto, qualcuno ha fatto un commento interessante, mo adesso al di là che potrebbe essere ben accetto, ovvero il contrario, lasciamo stare questo, però ha fatto un commento che a nostro avviso è molto interessante, perché ci ha spronato poi a inserire appunto in questo video questo argomento, seppur vogliamo farlo nel modo più breve possibile per non far sì che questo video si dilunghi troppo. E quindi ha parlato del sionismo. Noi nel video precedente, anzi, io avevo messo questo, eccolo qua, questo è il mio canale, perché? Perché vi vorrei far vedere dove sta il video precedente, no? Tipo tu vai qua, no? Metti Alessio Evangelisti, mo io già ci stavo dentro, però usciamo fuori, eccolo qua, vi dà il mio canale, no? Alessio 912, ci entri dentro, ok, e ti trovi con questo. Ok, questa è la pagina. Vai su video, eccolo qua, e qui c'è tutti quanti i video, ok? Sono più di 200. Ok, l'ultimo video che abbiamo fatto, il primo video che abbiamo fatto sull'oggetto che stiamo trattando è questo, Gerusalemme capitale di Israele e il rapimento della Chiesa. Tu ci clicchi e te, insomma, e se desideri, se ti fa piacere, puoi guardarlo o ti puoi leggere, insomma, i commenti sotto. È molto interessante leggere i commenti sotto i video, a me piace farlo. Ok, torniamo alla pagina, quindi stiamo parlando di quel video. Allora, qualcuno ha fatto un commento che non stiamo qui a condannare, semplicemente ci piacerebbe spiegare invece quello che significa appunto quanto stiamo per affermare. Ha parlato del sionismo. Ma non è la prima volta che succede questo, eh? Non è che stiamo prendendo un personaggio in particolare, no, 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 questo è comune, noi spesso leggiamo queste cose che sono incorrette, ovvero si dice in modo generale che il problema non sono gli ebrei, ma sono i sionisti il male del mondo. Perché i sionisti hanno, adesso non ci riferiamo solo a questo commento, ma ai commenti in generale sparsi sotto molti video qui in Italia e anche all'estero. Alcuni dicono i sionisti sono degli assassini, i sionisti sono quelli che hanno il potere assoluto del mondo, i sionisti sono i Rockefeller, i sionisti sono i Rothschild, i sionisti sono i padroni delle banche e quindi sono gente che va messa al rogo e gli ebrei non c'entrano niente col sionismo. Insomma, come diciamo a Roma, proprio papale papale, una caciara che non finisce più. Ecco. Ma non è vero niente, è l'esatto opposto, è l'esatto opposto. Fratelli e amici, non si è capito, e lo dico con massimo rispetto, io non sono nessuno, però le cose che conosco le conosco. Insomma, voglio dire, questo è un canale che insegna Bibbia, ok? Il sionismo, ok? Il sionismo non viene né dalla politica, né dalla religione, né da nessun uomo, viene dalla Bibbia. La parola sionismo viene dalla Bibbia, ok? Adesso qualcuno dirà, ma dove sta scritto nella Bibbia il termine sionismo? Ti rispondo con questa affermazione. Dove sta scritto nella Bibbia il termine Trinità? È lo stesso discorso. Nella Bibbia il termine Trinità non appare neppure una sola volta.
domanda del milione, annulla l'esistenza del termine Trinità nella Bibbia, il concetto della Trinità? Domanda. Risposta, no, certo che no. Anche se non appare il termine Trinità nella Bibbia, comunque il concetto è presente. Abbiamo un padre, abbiamo un figlio, abbiamo uno Spirito Santo come un unico Dio, ma che è formato, composto da tre persone completamente diverse. E non un Dio che si manifesta in tre persone diverse. Quello è antitrinitarismo mascherato da trinitarismo. No, la Trinità non è un Dio che si manifesta in tre persone, è un Dio composto da tre persone, ben distinte e ben diverse, fermo restando che ognuna di esse, appunto, è Dio e quindi ha gli attributi di Dio. Ecco. Quindi la Trinità esiste pur non essendo presente il termine Trinità nella Bibbia. Allo stesso modo il sionismo si concretizza, ovvero il termine sionismo nella Bibbia non appare neppure una sola volta, ma c'è il concetto, c'è il concetto. Sapete che cosa significa sionismo in modo generale, in modo molto generale? Sionismo significa facenti parte della terra di Canaan, facenti parte della terra di Israele, facenti parte di Sion, essere parte di Sion, avere il cuore verso Sion, vivere in Sion. Sion, per chi non lo sapesse, la cittadella di Davide era chiamata la cittadella di Sion o il monte Sion, dove abitava Davide, anche se Sion poi nella parola di Dio acquista molti altri significati, a volte ci si riferisce a Sion come tutto Israele, altre volte come il luogo dove dimora il Dio, perché in Sion appunto ci abitava Davide, c'era la sua cittadella, si regnava attraverso Sion, insomma eccetera eccetera. Sion ha più significati, ma a volte ci si riferisce a Sion non tanto come il monte Sion che sta a Gerusalemme o a Eres Israel, cioè terra di Israele, ma ci si riferisce a Sion proprio come Gerusalemme, dipende dal contesto. Ad ogni modo, sionismo significa avere amore per Sion, a tal punto di fare tutto il possibile per vivere in Sion, per stare in Sion, per essere parte di Sion. Questo non viene dai Rothschild, non viene dalla politica, non viene dai grandi potenti del mondo. Questo è un qualcosa, è uno spirito che Dio, che lo Spirito Santo ha messo nel cuore di ogni ebreo. Noi cristiani siamo sionisti in senso inverso, ovvero spiritualmente parlando, la nostra Sion non si trova qui sulla terra, ma si trova lassù nel cielo, ed è la nuova Gerusalemme, ma questa è un'altra storia. Quindi ci sono due popoli, la Chiesa e Israele, ok? La Chiesa ha una dimora su nel cielo, Israele ha una dimora e delle promesse qui sulla terra. Queste promesse, adesso lasciamo da parte la Chiesa, queste promesse che Israele ha avuto da parte di Dio attraverso patti ratificati, attraverso patti, sette patti, in particolare il patto inizia col terzo patto, possiamo dire che è il patto abramico, il terzo patto, quando il Signore promette la terra promessa ad Abramo, poi col quarto patto si viene ratificato ulteriormente perché gli dà anche i comandamenti, tutta la legge e poi infine dopo i 40 anni c'è proprio la conquista materiale e la concretizzazione di questa promessa fatta in virtù di patti, i patti nella parola di Dio, patti, testamenti, accordo, alleanza, in ebraico berit, ok, sono sette totale, quindi Antico Testamento,
il Nuovo Testamento, i due testamenti si dividono in sette testamenti, patti, alleanze, accordi, appunto, in ebraico berit. Quindi, quando Dio ha dato, la promessa tramite il patto di, appunto, consegnare la terra di Israele, ha messo anche il sentimento dentro il loro cuore. Tant'è vero che praticamente ogni ebreo per 2000 anni, tutti i giorni, pregava: Signore, fai che il prossimo anno io possa stare in Gerusalemme. Questo sentimento che per 2000 anni non hanno mai perso, dimostrando così che qualcosa di divino è stato insertato, possiamo dire, nei loro cuori, qualcosa di soprannaturale, ok? Viene tranquillamente definito sionismo, questo attaccamento alla loro terra, questo attaccamento alla città di Gerusalemme, questo attaccamento al monte Sion, questo attaccamento al monte della rocca o l'aia della rocca dove si trovava il primo e secondo tempio di Gerusalemme, questo attaccamento si chiama sionismo. Tant'è vero che Dio, quando gli ha consegnato la terra, gli ha detto: io vi consegno la terra, non perché voi siete meglio degli altri, siete più bravi, siete più numerosi, no, anzi, voi eravate il popolo più piccolo della terra, il popolo più insignificante. Proprio per questo io vi ho scelti, non perché avete qualcosa di speciale, ma è pura misericordia. Questo è ben specificato nella parola di Dio veterotestamentaria. E quindi io vi do questo, intanto per misericordia, e poi caccio via tutte quelle nazioni che si trovano in terra di Canaan, che poi diventerà terra di Israele, quindi non si chiama più terra di Canaan, si chiama terra di Israele, non Palestina, è un insulto chiamarla Palestina. Questo è un altro discorso che in parte l'abbiamo già accennato e abbiamo fatto anche un video, eccolo qua, si chiama Palestina, palestinesi e Palestina, è questo qua. Lì non è nostro il video, abbiamo fatto la traduzione, potete guardarlo. Torniamo qua. E quindi praticamente io vi consegno questa terra, gloria a Dio. Quindi quando io vi consegno questa terra, gloria a Dio, voi dovete entrare in questa terra, prenderne possesso, e dovete guardarvi da tutte le cose che ivi si sono fatte. In particolar modo si trattava di sacrifici umani, loro facevano sacrifici umani, l'archeologia ci mostra, addirittura c'è stato un archeologo che quando ha fatto degli scavi inerente il popolo degli Amorrei, a un certo punto, dopo aver scoperto tutto quello che scoprì, si rivolse a Dio e disse: ma Signore, ma com'è che non l'hai distrutti prima a questi? Tant'è l'aberrazione che costui aveva potuto riscontrare dei loro riti satanici, sacrifici umani, bestialità che compivano, torture, veramente cose. È stato anche scritto un libro che io adesso non ricordo come si chiama questo libro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il Signore gli disse: entrate, guardate dal compiere gli stessi atti che avete visto che costoro compiono, e guardate anche di osservare i miei comandamenti. Occhio però, disse il Signore, perché se voi vi prostituite ai demoni, vi prostituite ai falsi dii, che la prostituzione, spiritualmente parlando, ai falsi dii, anche materialmente parlando, si parla di prostituzione spirituale ma anche materiale, perché poi un abisso ne chiama un altro, ma adesso questa è un'altra storia. Quindi se la prostituzione ai dei stranieri poi comportava anche sacrifici umani e molte, molte, molte altre cose. Quindi se voi fate queste cose e non osservate i miei comandamenti, così come io ho cacciato loro, caccerò anche voi. E così è avvenuto. Però noi vediamo che ogni volta
che il Signore disse e fece, ovvero che li avrebbe cacciati, noi possiamo vedere sempre che il Signore con la verga dava amore e speranza, ovvero lui diceva: io ti caccerò via da questa terra, però quando tu avrai compiuto, quando tu ti sarai pentito, quando tu eccetera eccetera eccetera, allora io ti farò rimpatriare. Ecco il sionismo. Ora, per far sì che una persona rimpatri, quella persona deve avere anche il sentimento, il volere, no? Di rimpatriare, giusto? Ecco, e questo è un altro miracolo. Non solo il Dio rimpatriò gli ebrei dopo 2000 anni, dal 70 dopo Cristo fino al 1948, 47-48, ma loro conservarono questo sentimento. Non è che Dio li obbligò ad avere questo sentimento, perché esiste il libero arbitrio. Dio gli mise il sentimento del sionismo, cioè di tornare in Sion, di amare Israele, di amare Gerusalemme, però poi ognuno era anche libero, ok, di rifiutare questo sentimento. In questo Dio è molto lineare, nella parola di Dio esiste il libero arbitrio, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, in poche parole, il sionismo è questo. Vogliamo un attimino darvi qualche passo. Per esempio, se io vado, no? Allora, prendo la tastiera. Allora, se io vado in Levitico 26, allora, Levitico 26, eccolo qua, ok, dal verso 39 al 42, allora, ma se pur quei di voi che saranno rimasti si struggono nel paese dei loro nemici, insomma, potete leggerlo cominciando dai versi precedenti. Se voi leggete questo, praticamente qui sta dicendo, sta confermando quello che noi vi abbiamo appena descritto. Possiamo andare in Deuteronomio 4, Deuteronomio 4, dal 29 al 31. Appunto, dai versi prima parla appunto che loro sarebbero stati buttati fuori dalla terra di Israele, poi dice: ma pure se di là dove voi siete stati appunto espatriati, no? Siete caduti nella diaspora, insomma, se di là voi ricercherete il Signore Dio vostro, voi lo troverete quando l'avrete cercato con tutto il vostro cuore, con tutta l'anima vostra. Quando tu sarai in angoscia e tutte queste cose ti saranno avvenute, se negli ultimi tempi, qui parla anche degli ultimi tempi, quindi i nostri giorni, tu ti converti al Signore Dio tuo e ubbidisci alla sua voce, perciò che il Signore il Dio tuo è un Dio pietoso. Ed egli non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non ti dimenticherà il patto fatto con i tuoi padri. Vedi, Dio ha promesso la terra di Israele attraverso dei patti, il quale egli gli ha loro giurato, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, qui parla: avverrà dopo che tutte queste cose, la benedizione e la maledizione le quali io ho poste davanti a te saranno venute sopra te, e tu le ridurrai a mente fra tutte le genti dove il Signore tuo ti avrà sospinto, appunto, che sarebbe stato buttato fuori dalla terra di Israele. Se ti convertirai al Signore Dio tuo e ubbidirai alla sua voce, tu, i tuoi figli, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, interamente come io ti ho comandato oggi, il Signore Dio tuo altresì ti ricondurrà dalla cattività e avrà pietà di te e tornerà a raccoglierti di fra tutti i popoli fra i quali il Signore Dio tuo ti avrà disperso. Avvegna che, questo è un linguaggio arcaico,
tu fossi stato sospinto alle estremità del cielo, pure il Signore Dio tuo ti raccoglierà di là e ti prenderà di là. Poi dice, il Signore Dio tuo ti condurrà nel paese che i tuoi padri avranno posseduto e tu lo possederai ed egli ti farà del bene, ti accrescerà più che i tuoi padri. Infatti così è avvenuto dopo 2000 anni, e in quei 2000 anni il Signore ha reso altamente desertica quella terra. Infatti quella terra di Israele non era stata praticamente abitata da nessuno, c'erano pochissime persone ad abitarvi. Potete vedere il video, eccolo qua, questo qui, palestinesi e Palestina, potete vederlo lì, vi spieghiamo tutto, ovvero vi spiegano tutto, noi traduciamo, eccetera, eccetera, eccetera. Quando vennero gli ebrei, addirittura il deserto rifiorì. Ecco, quindi fecero quello che nessuno aveva fatto in 2000 anni. Nonostante gli arabi fossero la nazione una delle nazioni più ricche al mondo, non investirono i loro soldi per far rifiorire il deserto, oltre che non erano capaci, oltre che anche se avessero cercato di farlo, comunque non ci sarebbero riusciti, perché la mano di Dio non era su di loro. Quando invece vennero gli ebrei, il deserto rifiorì. Oggi Israele, se non credo, dovrebbe essere la nazione al mondo con più diversità di fiori, addirittura, comunque, se non è la numero uno, è tra le primissime, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi noi vediamo che ogni volta che il Signore, perché Dio non ha riguardi personali, e quindi lui giustamente ha messo i puntini sulla i: se vi comportate male, se fate sacrifici umani anche voi come hanno fatto gli altri, quelli che io ho cacciato per queste cose, se trasgredite i miei comandamenti che sono vita, se fate tutte queste cose, io vi butto fuori dalla terra. E questo è avvenuto più volte, molte volte è avvenuto. La più famosa è quella dei 70 anni profetizzati da Geremia, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io vi butto fuori, però sappiate che comunque questa terra io l'ho data a voi e voi ritornerete, anche perché conserverete il sentimento di ritornare, questo sentimento di ritornare in terra di Israele, quindi questo amore per terra di Israele, si chiama sionismo. Quindi il termine sionismo nella Bibbia non c'è, il concetto sionismo viene dalla Bibbia, ivi è presente. Quindi il sionismo è questo. Punto. Ha migliaia di migliaia di migliaia di anni. Poi, che tu vai su Wikipedia e ti nutri di Wikipedia, di tutte le sciocchezze che dice Wikipedia, molte sono vere, sono corrette, ma ci sono anche tante sciocchezze che sono scritte su Wikipedia, dipende, quindi non vi cibate di Wikipedia, non andate a studiare su Wikipedia. Poche parole, Wikipedia serve come un riferimento generale, tipo tu già hai studiato, ma non ti ricordi una cosa, fammi un po' andare a vedere quello che dice Wikipedia. Se l'America è stata scoperta nel 1492 o magari è stata scoperta nel 1493, per dire. No, l'America è stata scoperta nel 1492, te lo vai un attimo a vedere su Wikipedia, ma tu già le sai le cose. Se tu vai su Wikipedia ti diranno che il sionismo nasce nel 1800. No, il sionismo non nasce nel XIX secolo, nel 1800. No, il sionismo nasce più di 3000 anni fa, con la parola di Dio, ed è l'amore verso Eretz Israel nel cuore degli ebrei e il voler tornare, il voler vivere lì, per quanto è grande il sentimento che sia dentro, a tal punto che per 2000 anni tutti i giorni recitavano la preghiera: o Gerusalemme, se io mi scordassi di te, che il mio palato, come dice il Salmo, rimanesse attaccato, che la mia lingua, scusate, rimanesse attaccata al mio palato. Ah, Gerusalemme, se io mi scordassi di te, che io non possa più esistere. Oh, Signore, fai che il prossimo anno io possa stare in Gerusalemme. Oh Signore, fai che i miei occhi non si chiudano
prima di vedere nuovamente la mia terra. 2000 anni, tutti i giorni gli ebrei osservanti recitavano queste e molte altre preghiere. Questo è sionismo. Poi possiamo parlare, perché non vogliamo essere come i legalisti che chiudono proprio gli occhi a tutto e a tutti, possiamo tranquillamente anche parlare di quello che è successo nel 1800, chiamarlo anche sionismo, ma invece di chiamarlo solo sionismo potremmo aggiustare il tiro, come diciamo noi, ovvero possiamo dire il risveglio del sionismo, ovvero il neosionismo. Se la vogliamo mettere così, allora va benissimo. Gloria a Dio. C'è stato nel 1800, mo non vi diciamo tutta la storia, ma insomma a un certo punto si dice attraverso un uomo, ma in verità furono molte più pedine. Ci furono anche pezzi da 90, come diciamo a Roma. Praticamente iniziarono a concretizzare da un punto di vista, vuoi o non vuoi, politico, perché per muovere certe cose occorre per forza che i grandi poteri si muovano, tra cui ci hanno messo il dito anche, sì è vero, i Rothschild, è vero, ma non solo loro, qui c'è stata una volontà massiccia di tutta la popolazione, che già era una popolazione sionista. I Rothschild sappiamo che sono gente involucrata con alti ambienti massonici satanisti, perché il buono e il cattivo sta dappertutto. I massoni non sono solamente non ebrei, ci sono pure i massoni ebrei, assolutamente. I Rothschild sono, diciamo, tra le persone più importanti della Terra, che fanno parte di questi mondi bui, oscuri, satanici, terribili, che hanno fatto e fanno tanto del male alla popolazione, ma la colpa non è degli ebrei e dei Rothschild, ma non sono solo i Rothschild, cioè abbiamo Babilonia la Grande che controlla i Rothschild, e questo non si dice. Com'è che non si dice questo? Babilonia la Grande, la madre di tutte le meretrici, sapevate che l'officina del diavolo si trova a Roma? Che dite? Vi scandalizza questo? Mica lo diciamo noi. Fior di giornali ne parlano. Sapevate che quando è morto quel gendarme di Babilonia la Grande un po' di anni fa, tutti i giudici che indagavano su quel caso sono morti? Tanto santa non è sta Babilonia la Grande. Sono dati di fatto che noi portiamo, noi siamo franchi nel dire le cose, sappiamo che ci sono tanti che non fanno parte del nostro mondo evangelico, che ci guardano e ringraziamo, ma le cose le diciamo. Come noi denunciamo i nostri, che si comportano male, denunciamo anche gli altri, cosa che invece quelli della Babilonia la Grande, loro non li denunciano mai, e questo al 99%, invece no. Noi siamo evangelici, non siamo protestanti, perché il protestantesimo nasce nel 1500, noi esistevamo già 500 anni prima, e questo non ve lo dice nessuno. Okay. Siamo un esercito di 1 miliardo di persone e i protestanti sono 200 milioni. I protestanti sono i calvinisti, i luterani e quelli che stanno in Inghilterra, c'è un corpo di amnesia, gli anglicani. Non mi veniva. Anche il movimento anabattista fa parte appunto del protestantesimo, non noi evangelici. Okay. Quindi grazie a Dio, almeno noi, tutto quel massacro che hanno fatto pure i protestanti nel 500, noi grazie a Dio non l'abbiamo fatto, però ci abbiamo tanti altri difetti, e quando viene un falso in mezzo di noi, noi lo denunciamo. Denunciamo il male, da dove venga venga. Allora, questo è il sionismo. Quindi quando qualcuno fa dei commenti e dice gli ebrei non sono il problema del mondo, il problema del mondo è il sionismo, cosa? Non ho capito. Sionismo? Ma che stai a dire?
Non è così. Il problema non è così. Anzi, anche a livello politico abbiamo nominato i Rothschild, ma non ci sono stati solo i Rothschild, ci sono stati talmente tanti altri personaggi potenti che erano, sono stati brava gente. Altro che. Quindi il problema del mondo non è neanche il sionismo. E poi dietro al sionismo, quello che voi chiamate sionismo in questo modo, ci sono talmente tante altre cose. Al di là di tutto, tutto ciò che stiamo vedendo è stato profetizzato ben 2000 anni fa dal Signore Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo, e non solo, perché il Signore Gesù Cristo riprese anche le profezie veterotestamentarie del profeta Daniele, e non solo Daniele 9 dal 24 al 27, ma anche altre profezie del profeta Daniele, perché è tutta escatologia, profeta Daniele, buona parte è escatologia, altra parte sono profezie già compiute. Il Signore Gesù ebbe a dire: voi uscirete di qui, andrete in espatrio, andrete fuori, sarete dispersi fra tutte le genti, e poi alla fine dei tempi ritornerete. Questo si è perfettamente concretizzato. Quindi tutto questo, che lo voglia tu chiamare sionismo, che lo voglia tu chiamare come te pare, è sotto il controllo di Dio. Dio si usa di tutti, dice anche dei peccatori, certo, si è usato di Nabucodonosor, che era uno sterminatore, un assassino, si è usato. Il fatto che Dio si usi di qualcuno non è indice di salvezza, non è sinonimo di salvezza. Ecco perché ha conservato Faraone. Faraone l'ha conservato, io ti ho suscitato, cioè io non ti ho distrutto prima, ma ti ho conservato fino adesso, perché invece di ucciderti per tutti i peccati che ho fatto, ti do un altro tempo poi per fare il mio proposito e ti uccido dopo. Ti distruggo dopo, giustizia di Dio, perfetta. Che poi all'ognosticino di turno, poverino, che è malato, che è una capra, non gli c'entra in testa perché è completamente assatanato, fanno video con i satanisti, fanno video con i massoni, fanno video e poi i fratelli semplici ancora pensano: ma sarà o non sarà satanista? Non lo so, guarda, un altro po', se lo scrivono in fronte ancora se lo continueranno a chiedere. Viva la semplicità di alcuni del nostro mondo, ma questa è un'altra storia. Come vedete, il nostro è un canale cristiano, quindi se non siete d'accordo, tranquillamente non condividete, ma insomma, noi ragioniamo con la Bibbia e ragioniamo in un modo strettamente biblico. Per noi la Bibbia sì, amen, punto e basta. Come giusto che deve essere. Benissimo. Quindi abbiamo spiegato che cos'è il sionismo. Ecco, e ci fa molto piacere averlo fatto, perché così abbiamo un po', come dire, gettato luce su quello che, a quanto pare, più che una realtà è diventato un mezzo mito. Gerusalemme è l'ombelico del mondo. Si dice l'ombelico del mondo, l'ombelico del mondo. Qualcuno ci ha fatto la canzoncina, l'ombelico del mondo. Sapete che l'ombelico del mondo è Gerusalemme? Sapete perché? Lo è sia da un punto di vista spirituale, ma anche materiale. Spirituale è molto semplice, perché tutto gira intorno a Gerusalemme. Tutto gira, specialmente le profezie degli ultimi giorni, girano intorno a Gerusalemme, a Israele, a Gerusalemme e al centro di Gerusalemme, perché Israele è il centro del mondo, Gerusalemme è il centro di Israele e il Monte della Rocca, il Monte del Tempio, è il centro di Gerusalemme. Tutto gira intorno a lì, per quanto riguarda le profezie degli ultimi tempi. Molto importante questo. Infatti oggi Gerusalemme si trova nelle bocche di tutti. Ma lo è anche materialmente, perché se tu prendi la Pangea, la unisci tutta quanta e vai a cercare il centro, indovina un po' qual è il centro? Israele, Gerusalemme, il Monte del Tempio. Benissimo. In uno dei nostri video, ritorniamo al nostro canale, ecco qua, chi è?
dove sta. Allora, qui avete, ok, qui avete il nostro canale, ok, eccolo qua, no? Allora, qui ci sono una serie di video, andate giù, andate giù, andate giù, andate giù, andate giù, dove sta? No, aspetta, me lo sono perso. Ah no, aspetta, sì, sta più giù. Ma per quanto tempo è passato? Ah, pensavo che era più di 4 mesi. Accipicchia. Eccolo qua. Noi qui, eclisse solare, 21 di agosto 2017, forma il 666. Profezia. Ok, questo video qua. In questo video qui, torniamo alla Bibbia. Ah sì, lasciamola qua. Così vi rimane in impressione il video. Eccolo qua. Questo video qua. In questo video qua abbiamo parlato dell'eclisse solare che c'è stato il 21 di agosto del 2017, che ha attraversato tutta quanta la nazione degli Stati Uniti d'America da punto a punto, oscurando così tutto quanto tutta quanta la nazione. Questo non accadeva praticamente dall'indipendenza degli Stati Uniti. E questo qui è stato un qualcosa di profetico. Tra le tante cose che noi abbiamo detto, abbiamo, diciamo, asserito, non in modo, come dire, profetico, nel senso che così dice il Signore. No, noi abbiamo specificato, secondo noi, è una posizione personale, alla luce però di quello che leggiamo nell'Evangelo di Gesù Cristo. Che da quello che noi riscontriamo dalle Sacre Scritture, gli Stati Uniti sono destinati a scomparire dalla faccia della Terra. Questo non significa che l'America sparisce come continente, no. Spariscono da un punto di vista come potere economico, come potere bellico, come potere politico e come potere di tutto, perché si può dire che sono il potere assoluto su tutto, anche sullo stile di vita, anche sulla stessa moda, no? Portiamo sempre l'esempio tipo dei Levi's, no? Gli Stati Uniti fanno i Levi's, tutti con i Levi's, o gli Stati Uniti hanno le scarpe Vans, tutti con le scarpe Vans, e così via discorrendo. E abbiamo detto, guardate che gli Stati Uniti, secondo quello che noi leggiamo nella parola di Dio, devono sparire. Mo come, solo Dio lo sa. Con un crack economico, con un attacco bellico, con un qualcosa, con un evento atmosferico, un evento naturale, un cataclisma, un megaterremoto, non lo so. Solo Dio lo sa. Ma sono destinati a sparire da quello che è il panorama mondiale. Okay. La prima parte di quello che noi abbiamo ipotizzato alla luce della Bibbia si è compiuta sotto i nostri occhi in questi giorni. Gli Stati Uniti erano i mediatori per quanto riguarda il patto di stabilità israelo-palestinese da sempre e da quello che era anche un po' il punto fermo in tutto il Medio Oriente, ok? Per quanto riguarda appunto il sanzionare nazioni tipo l'Iran, una su tutte, eccetera, eccetera, eccetera. In questi giorni, con la mossa che hanno fatto gli Stati Uniti, quello di riconoscere, poi adesso parleremo un pochino di questo, quello di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele, praticamente tutto il mondo, non solamente il mondo arabo, il mondo musulmano, il mondo medio orientale, tutto il mondo ha scartato gli Stati Uniti come il mediatore per il patto, tra virgolette, di morte, poi parleremo di quello in virtù della profezia sita in Isaia 28, eccetera, eccetera, e il patto Israelo, patto di pace, tra virgolette, israelo-palestinese. Quindi, in primis, o tra i primi, sono stati gli iraniani, no, vabbè, sì, iraniani, palestinesi, lo stesso Putin. Praticamente hanno detto gli Stati Uniti di America non li riconosciamo più come mediatori per il patto di pace. Quindi li hanno completamente messi fuori gioco. Stanno quasi, no quasi, si stanno, magari non si vede ancora a occhio nudo,
ma si stanno incamminando verso quello che potremmo definire uno scacco-matto politico. La stessa Europa si è pronunciata a tal proposito, ovvero che non riconoscono il fatto che loro abbiano asserito che Gerusalemme è la capitale di Israele, non riconoscono questo, implicitamente assecondano anche quello che stanno dicendo gli altri di non riconoscerli più come mediatori per il patto di pace fra Israele e Palestina. Gli occhi del mondo vengono tolti dagli Stati Uniti, gli occhi del Medio Oriente vengono tolti dagli Stati Uniti e in questo momento stanno gridando, per quanto riguarda tutto il Medio Oriente, in particolare l'Iran e non solo, che vogliono che sia Europa, completamente antisemita è diventata, che vogliono che sia Europa a fare da mediatrice come eventuale, no, come patto di stabilità, patto di pace fra Israele e Palestina. Quindi gli Stati Uniti di America sono in decadimento politico in questa cosa qui ed è molto, molto emblematico e molto importante questo per la profezia biblica. Una gran parte di quello che noi abbiamo ipotizzato, non vogliamo dire profetizzato nel senso che noi portiamo profezia biblica, noi non siamo profeti, però insegniamo profezia biblica. In questo caso qua possiamo dire che portiamo profezia, non nostra, biblica, che secondo noi quello che c'è scritto nella Bibbia porta a questo. Ci sono cose che sono, che le diamo come tassative, altre cose che non vogliamo essere così drasticamente impliciti, ma che comunque diciamo, guardate, sì, è la nostra idea, però occhio, perché la nostra idea la stiamo tirando fuori dalla Bibbia. Quindi si è concretizzato, si sta iniziando a concretizzare il discorso fatto appunto in questo video qua, 4 mesi fa, eclisse solare 21 agosto 2017, uguale 666, domanda, profezia, distruzione Stati Uniti di America, Yellowstone Alert, eccetera, eccetera, eccetera. Qui parliamo di molte cose, dura anche poco, il video 1 ora 36, un video improvvisato è stato, che neanche volevo fare, pensate un po'. Invece poi quella sera abbiamo fatto una riunione, ora sto facendo un po' di mente locale, ho detto ma sai che c'è, ma famo sto video, e l'abbiamo fatto, gloria a Dio, eccetera eccetera eccetera. Quindi perché questo fatto che il mondo mette gli occhi sull'Europa è molto importante? Qualcuno dirà, beh, per quello che hai detto sugli Stati Uniti. Sì, ma è una parte dell'importanza, c'è un'altra parte dell'importanza, che dall'Europa, cari fratelli e amici in ascolto, deve sorgere l'anticristo, la nuova Roma, cari mia, cari miei. La vecchia Roma com'era conformata geograficamente e com'è conformata adesso la nuova Roma che si chiama Unione Europea? Da dove deve venire l'anticristo? Dall'Europa. Da dove deve governare l'anticristo? Dall'Europa. Quanto dovrà durare il mandato del prossimo, che ancora non c'è, presidente degli Stati Uniti dell'Europa, dell'Unione Europea? 7 anni. Questo è già stato legiferato, che dovrà essere così, esattamente. Quanto durerà la grande tribolazione? Che dite? Vedete come la profezia si sta compiendo sotto i nostri occhi? E poi i gnosticini non vi credono, ovvero credono, confessano che le profezie esistono, ma che non sono un qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente per quanto riguarda il riconoscere Dio. Ma noi gli rispondiamo con molta semplicità al loro ragionamento da capra. Ma infatti quando il Signore
perché questo è stato profetizzato ed è sì e amen, verrà a rapire la sua Chiesa. Noi, che invece riconosciamo il Dio tramite queste profezie, saremo rapiti, saremo portati su nel cielo, vedi appunto il video il rapimento della Chiesa, voi resterete qui sulla terra e ci sarà la grande tribolazione dove moriranno più di 6 miliardi e mezzo di persone. E lo dite pure, pensate che gente che gira. Vabbè, io sto ancora all'inizio di questo video. Già ho parlato tantissimo e praticamente non ho detto neanche, avrò detto il 2% di quello che c'è da dire, a cipicchia. Va bene. È scritto nella parola di Dio che questo è scritto, sì, che chi si caricherà Gerusalemme, caricherà Gerusalemme, sarà distrutto. Ulteriore punto per il quale noi diciamo che gli Stati Uniti appunto hanno corta vita, perché se la stanno caricando, cioè la stanno portando, anche se in modo ipocrita, poi di questo parleremo dopo. Allora, ogni nazione ha il diritto di mettere la propria ambasciata dove vuole. E non è andare contro il diritto internazionale, spostare l'ambasciata da un posto all'altro, per quanto riguarda la libertà di azione che ogni nazione ha. Quello che invece va a contro il diritto internazionale è quello di obbligare una nazione a non esercitare la propria libertà. Quindi dire a una nazione tu non puoi mettere la tua ambasciata lì da parte di altre nazioni, questo va contro il diritto internazionale. Ok. Ecco qui che cominciamo a entrare un po' in politica, anche se noi non facciamo politica, stiamo presentando il discorso politico come funziona, come dilettanti allo sbaraglio, perché noi non siamo accademici in questo, però siamo persone informate dei fatti. Quindi, siccome voi sentirete tante notizie, il 95% formulate da tutti gli antisemiti, vi diranno come al solito o le sciocchezze o le mezze verità. Quindi, questo qui che gli Stati Uniti hanno fatto non è andare contro il diritto internazionale. La controparte cosa dice? Però voi vi dovete rendere conto che la situazione medio orientale non è una situazione normale e che chi lo sta facendo non è una nazione normale, è una nazione tra le più, la numero uno al mondo, è una nazione che ha, diciamo, l'autorità di portare la pace nel Medio Oriente e soprattutto funge da mediatrice fra Israele e palestinesi, quindi questo non lo potevano fare, perché appunto hanno creato, stanno creando solamente confusione, oltre che sono di parte, eccetera, eccetera, eccetera. E questa è una mezza verità. Ora però noi vi diciamo l'altra mezza verità, che questa gente che vi dice la sua mezza verità, non vi dice che esiste l'altra mezza verità, e che l'unione di tutta la verità fa la verità. Che dite? Allora, andiamo per parte. Intanto rispondiamo. Il fatto che gli Stati Uniti abbiano deciso di portare la propria ambasciata a Gerusalemme non è nato adesso. Non è una cosa che è nata adesso. È in vigore dal 1995 e di questo ne abbiamo già parlato nel video precedente. Punto numero uno. Quindi loro hanno semplicemente dato atto a una legge che esisteva e che tutto il mondo conosceva, punto numero uno. Punto numero due, tu parli che così vanno a diciamo, destabilizzare la situazione lì in Palestina? Non esiste la Palestina, in Israele? Ma sei un ipocrita. Sono più di 50 anni che lì è tutto destabilizzato e non è una questione di adesso. E qualunque decisione tu possa prendere o non prendere, non aggiusterà la situazione.
Quindi sono più di 50 anni che si sta aspettando, o dal 1995 che stanno aspettando che le cose si aggiustano, ma le cose non si aggiustano. Ai cosiddetti palestinesi gli è stato offerto il tavolo per le trattative e ogni volta non si sono presentati o si sono alzati dal tavolo delle trattative. Questo non ve lo dicono. Hanno almeno in 3 occasioni, se non di più, hanno rifiutato le trattative quando gli andavano anche a favore. Perché il problema non è risolvere la situazione per i palestinesi e il mondo arabo. Il problema è lasciarsi che la situazione rimanga instabile, perché il loro proposito non è sistemare i palestinesi, ma è cacciare gli ebrei. Ulteriore dimostrazione di questa follia, appunto, che gli Stati Uniti starebbero creando un caos tremendo, è che fino al 1980 in Gerusalemme c'erano 11 ambasciate delle nazioni, 11. Quindi non è un qualcosa di nuovo mettere le ambasciate in Gerusalemme, ci sono sempre state fino al 1980. Dice, poi che cosa è successo? Che cosa è successo? È successo che nel 1981 la comunità islamica musulmana araba ha boicottato tutti quanti, con il loro potere, con il petrolio, con il movimento di soldi, con le minacce, tra virgolette, e gliel'ha fatta togliere. Perché? Antisemitismo? O no? O vi risulta che gli ebrei, e non è per parlare male degli palestinesi, ma è un dato di fatto, che gli ebrei prendano i propri bambini di 5, 6, 7 anni e gli mettano i fucili, le bombe a mano e i cinturoni di bombe e li facciano scoppiare? Avete mai visto i posti di blocco in Israele, dove quando passano i bambini gli dicono alzati la maglietta per vedere da lontano, fermati, alzati la maglietta, ci sono i video dove il bambino si è fermato, si è alzato la maglietta che piangeva, era pieno di cinturoni, di bombe, e piangeva perché gliel'avevano messe, l'avevano obbligato, gli hanno detto fermati, non ti avvicinà, non ti faremo del male, se però non ti avvicinà. E quello piangeva, ha detto stai tranquillo, ti vuoi togliere quelle bombe? E lui piangeva, diceva sì sì, levate tutto, praticamente si è dovuto mezzo spogliare, si è levato tutte queste bombe. E poi gli hanno detto vieni avanti adesso, che Dio ti benedica. Un bambino di 6 anni, i genitori gli hanno messo le queste cose non si dicono. O quando a Gaza i terroristi mandano i missili in Israele, sapete da dove li mandano? Dagli ospedali, che quando arrivano gli aerei, gli elicotteri ebrei e si vedono questi che gli stanno sparando i missili contro la propria popolazione, non possono sparare, perché se sparano lì ci sono malati. Tutto questo non si dice. Fanno sempre vedere gli ebrei come il male del mondo. Gli ebrei stanno rispondendo. Ovviamente in mezzo, lo dico alla romana, tutta sta caciara, dopo decenni, decenni e decenni, è normale che poi qualche ebreo vada fuori di testa. Mi sembra normale, siamo esseri umani, e faccia una cosa che non deve fare. Ma guardiamo il retro. E non è contro i palestinesi, è contro la politica palestinese, perché in mezzo ai palestinesi ci sono tanti bravi palestinesi, non è questo. Ma voi avete mai visto un bambino ebreo con un cinturone di bombe? L'avete mai visto? Me lo fate vedere? Mi fate vedere, io vi potrei far vedere centinaia di filmati con i bambini di 5, 6, 7 anni armati di fucile e di molto altro, pronti per farsi scoppiare. E quindi
Il problema del mondo, chissà, gli ebrei, i sionisti e i cristiani, perché c'entriamo, mo arriviamo pure a noi. Arriviamo, non vi preoccupate. Quando perseguitano un ebreo, stai tranquillo che dopo tocca a noi. E a voi ebrei, vi ripeto, quando perseguitano noi evangelici, state tranquilli che dopo tocca a voi. Purtroppo. Quindi, che Dio benedica i palestinesi. Ma la politica palestinese si sa che è una politica che viene portata avanti dal terrorismo. Occhio. C'è un video che io mi sono scaricato, che non mi ricordo dove sta. Sì, ce l'ho dentro a sta cartellina, ok. Dove vi lo devo tradurre, dove viene intervistato un arabo, in, credo sia in Arabia, dove dice alcune di queste cose qui, e dove lui in una televisione araba riconosce Israele come un come diritto alla sovranità territoriale e tante altre cose, eccetera eccetera eccetera. Bene. Poi che pure Israele abbia delle colpe, abbia fatto cose non contro i palestinesi, ma in altre situazioni. Poi noi, per quanto riguarda la politica, non siamo a favore di nessuno, neanche a favore di Israele. Noi siamo apolitici, ma siamo pro-Israele come popolo, e che Dio benedica tutti i popoli arabi, ma attenzione, le cose vanno dette. Perché non si dice solamente una parte, diciamola tutta quanta, ok? Ecco. Ogni nazione ha il diritto di mettere la propria ambasciata dove gli pare, va bene? Ripetiamo per la seconda volta, vi lamentate che i palestinesi non vengono riconosciuti, sono tre volte che loro hanno rifiutato questa cosa qua di essere riconosciuti, più di tre volte credo, ma tre volte sicuro. Dobbiamo stare a aspettare i loro comodi? Aspettare i loro comodi significa non venirne mai a capo. Poi sappiamo che alla fine verrà l'anticristo e sarà lui, come dice Daniele 9:27, a sottoscrivere, a confermare questo patto. Intanto Costa Rica ha sempre riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele. Guatemala, al momento Repubblica Ceca, hanno detto di voler spostare le proprie ambasciate e seguire gli Stati Uniti di America. Ovviamente tutta questa vittoria diplomatica nei confronti di Israele è la loro rovina, perché questo porterà al compimento di Zaccaria 14, l'antisemitismo mondiale all'ennesima potenza. Ma come i Maccabei nel 161-163, quando ci fu l'inondazione devastante profetizzata in Daniele 11, che molti confondono quella lì con la profezia dell'Anticristo, no, la desolazione devastante della fine dei tempi non è Daniele 11, è Daniele 12, ma la storia si ripete sempre e quindi ecco perché c'è 11 e poi c'è 12. Hanukkah, che tutti quanti attribuiscono il grande miracolo di Hanukkah, il, per non so per quanti giorni il candelabro, pur restando, pur siccome non c'era stato nessun sacerdote che potesse entrare per rimboccare, diciamo, l'olio che appunto faceva sì che il candelabro potesse fare della luce, e questo non si è concretizzato, eppure l'olio non si è consumato. Che grande miracolo! E gloria a Dio, il miracolo c'è stato, è vero, ma il grande miracolo non è stato quello. Il grande miracolo di Hanukkah nel 160 e rotti è stato che quattro gatti, scusate il termine, disarmati, hanno vinto uno degli eserciti più potenti del mondo, che erano decine e decine e decine di migliaia, e questi erano quattro gatti mezzi disarmati.
perché l'Iddio di Israele è l'Iddio di Israele, è sempre stato con loro e ancora oggi continuerà a restare con loro. Il fatto che Israele in questo momento abbia l'esercito più potente o tra i più potenti al mondo è stato profetizzato in Zaccaria. Ne abbiamo parlato nel video intitolato Terza Guerra Mondiale. Allora, Matteo 4, Efesi 6, 12, Efesi 2, 2, Giovanni 12, 31 e riferimenti. Dice che praticamente questo mondo è governato dalle potenze che si trovano nei cieli. Se voi ricordate bene, Matteo 4, classico, a un certo punto il Signore Gesù Cristo fa il suo battesimo nell'acqua, Giovanni il Battista, appunto, battezzatore, lo battezza, il Signore riceve lo Spirito Santo che si manifesta come forma di colomba e viene introdotto dallo Spirito Santo nel deserto per 40 giorni. Alla fine dei 40 giorni il Signore ha fame e gli appare Satanasso. Satanasso a un certo punto gli fa le tre tentazioni. Una di queste era quella che gli avrebbe otorgato tutti i regni della terra, perché lui disse, questo sta scritto in Matteo 4, ve lo vado a prendere, così se lo volete leggere lo leggete. Matteo 4, ecco qua. Allora, sì, sono questi qua, insomma, i primi versi. Più o meno questo. Ok, me lo potete leggere se volete. E a un certo punto il Satanasso gli dice, gli mostra tutti, ecco qua, gli mostra tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli dice, io ti darò tutte queste cose. Quindi lui gli avrebbe dato tutti i regni della terra, perché Satana momentaneamente è il gestore, cioè il nulla osta, diciamo, per così dire, di tutta la terra, tutti i regni. Quindi tutta la politica. E tu vai a fare politica. Vabbè, lasciamo stare. Ah, conoscete bene la Bibbia, mazza, voi che fate politica. Sapete che l'anticristo si deve manifestare, che la Chiesa sta per essere rapita in qualsiasi momento, ammazza. Bravi. Vabbè. E quindi tutto quello che succede nel mondo, la politica, i regni, i presidenti, i primi ministri, le banche, tutto è governato da Satana. Appunto, vedi, Efesi 6,12, Efesi 2,2, Giovanni 12,31 e un miliardo di riferimenti. Perché diciamo questo? Perché niente avviene per caso. Vogliamo andare a correre. Quindi, l'occultismo, questa gente che sta al potere, che sono tutti massoni, tutti, Putin è massone, Trump, o comunque governato da loro, Erdogan, tutti, vi potremmo far vedere una marea di prove, ma non ci interessa come canale fare questo, eccetera eccetera eccetera, sono massoni e quindi loro sono ossessionati con la numerologia, perché Dio, essendo altamente perfetto e altamente matematico, è cronometrato millimetricamente perfetto, e Satana vorrebbe imitarlo,
E quindi anche lui fa in modo tale che le cose si compiano in determinati periodi, in determinate date, perché è ossessionato, c'ha questa ossessione Satana di imitare Dio. Ma per quanto Satana si possa impegnare nell'imitare Dio, il suo numero sarà sempre 666, a differenza del numero di Dio che è 7, perfezione assoluta, 777. Invece, e addirittura il numero di Gesù è 888. Satana arriva fino a 6. Punto. I due numeri di Dio sono il 3 e il 7. Anche nell'occultismo, nella stregoneria, nella massoneria, i numeri sono importantissimi. Ci sono fior di avvocati che hanno presentato molti studi, hanno dimostrato come una marea di omicidi che sono stati perpetuati dalla massoneria sono stati fatti nel giorno tale, nell'ora tale, il cadavere era stato nascosto in via numero tale, al piano tale, insomma, tutte queste cose sono ossessionati. Vedi, per esempio, il giorno della caduta delle Torri Gemelle, che è stato l'11 del 2001, del 9, eccetera, eccetera, eccetera. Il numero 11, per esempio, nella massoneria è molto, molto importante, nel satanismo è molto importante, tant'è vero che se tu metti, vai a immagini, dove sta? Immagini, metti la statua di Baphomet, eccola qua. Eccola qua. Prendiamone una che si veda. Una che si veda. Nessuna si vede. Vediamo se si vede. Vedete che fa un 11? Ah, questa si vede bene. Eccola qua, guarda. Guarda, guardate, fa l'11. Vedete che fa l'11? Vedete? Perché nel satanismo l'11, i numeri, la numerologia, e pure qualcun altro che si affaccia in finestra fa sto segno, col fogliettino non c'ha mai a Bibbia, fateci caso, questi sono segni satanici. Levamo sta roba brutta, uscia via, voglia, uscia via, brutto Albertuccio. Levamo tutto. Che se può far vedere, come no? Dice, ah, voi fate vedere, sì, noi facciamo vedere e famo quello che ci pare. Se non ti piace, gnostico, via, capra. Mo' arrivano i video per le capre gnostiche. Ma adesso siamo in tema. Un altro, noi facciamo una guerra aperta al Brillo de turno e i suoi quattro, i suoi tre porcellini. Come si chiamavano i tre porcellini? Non mi ricordo. Ma ce l'avevano un nome? Vabbè. Guerra aperta contro l'ognosticismo. Siamo in piena carica di denuncia. Quindi i numeri hanno una rilevante importanza in questi mondi oscuri. Bene, quindi a proposito di numeri, il rabbinato ufficiale ortodosso di Gerusalemme, noi seguiamo da tantissimi anni, noi abbiamo studiato e ancora oggi studiamo ormai da molti anni col rabbinato di Gerusalemme, quindi noi quando sentiamo le sciocchezze ci viene proprio da ride. E si è mosso tutto quanto quando Trump è andato in Israele, perché si sono concretizzati una serie di eventi che combaciavano il numero, il tale, la scala, insomma, una cosa incredibile che mo non mi sembra il caso di portarvi, però vi faremo qualche accenno. Ovvero, Trump il 21 maggio fu il primo presidente a visitare il Santo Sepolcro che nessuno visitava degli Stati Uniti perché, e anche di altre nazioni a quanto pare, perché è considerata zona d'occupazione di Israele. E il 22 maggio, quando in quel giorno si compivano 50 anni della conquista di Gerusalemme, appunto del 67, visitò il Monte
in quel giorno il muro del pianto. Quindi esattamente 50 anni dopo, dopo che nessuno praticamente visitava quel luogo, compiendo così il 50° anno, un giubileo. È molto importante la profezia dei giubileo. Quindi, e nessun presidente lo aveva fatto in 50 anni. Tra l'altro, infatti, dal 1967 al 2017 si è concretizzato appunto il primo giubileo, perché la parola di Dio si regge anche in giubileo, in scemità, cioè 7x7, e dal 2017 a ritroso di 500 anni esattamente si arriva alle 95 tesi di Martin Lutero appese. 500. E se noi ci mettiamo a cercare tutti i giubilei che si sono concretizzati in questo anno, sono molti. Per non parlare di una certa profezia fatta da un rabbino che si è tutta quanta avverata, dove appunto parla di non so quanti giubilei, ma non ve la portiamo, si è millimetricamente avverata. Ok. Nota bene, siccome tutto viene controllato da questa gente, anche il giorno, il tempo, eccetera, eccetera, quando Donald Trump ha riconosciuto Gerusalemme come capitale di Israele, non l'ha fatto un qualsiasi giorno, l'ha fatto un 6 di dicembre. Qualcuno ha detto, non l'abbiamo detto noi, l'abbiamo sentito e abbiamo pensato di portarvela. Se la volete accettare, bene, se no, adesso siamo un po' nel condizionale. Quello che non fa parte del condizionale è che noi non crediamo al caso. Quando ha riconosciuto Gerusalemme Trump come capitale di Israele? Il 6 dicembre. Il 6 dicembre che cos'è? 6 e 6 e dicembre 12. 12 diviso 2 fa 6 più 6. 6 più 6 fa 12 più il 6. Perché 6 dicembre, 6 dicembre è il primo 6, dicembre diviso 2 fa 6, più 6, 12, va a formare il 6, 6, 6. Dice, è una coincidenza, va bene, ce ne stanno un miliardo. Se tu vedi il video della distruzione degli Stati Uniti, che è questo qua, qui ci sono altre coincidenze che formano il 666, ve ne potremmo presentare un miliardo. Il video del tetraeclisse lunare che c'è stato nel 2014-2015, che in questo momento ce l'hanno tolto da YouTube e lo dobbiamo ricaricare, che ha formato il 666, pure quella è un'altra coincidenza, pure quella è un'altra coincidenza. Benissimo. Questo era in più, se lo volete accettare bene, se no torniamo invece a quello che è tassativo. Gerusalemme è terra degli ebrei, appartiene agli ebrei, or sono 3.000 anni, da quando appunto gli ebrei l'hanno conquistata, perché il re Davide conquistò Gerusalemme che era dei Gebusei, e l'aia del Tempio, che è dove adesso si trova il Tempio musulmano, che prima c'era il Tempio, il secondo tempio e prima ancora il primo tempio, è stata comprata da Davide, questo è scritto in 2 Samuele 24 dal 16 al 25, è stata comprata da Davide. Il nome di Israele e in particolare il nome di Gerusalemme nella Bibbia appare circa 1.000 volte tra Antico e Nuovo Testamento. Domanda: quante volte appare nel Corano? Neanche una volta. E allora perché ve lamentate tanto? Forse il vostro Dio si è sbagliato, ovvero si è dimenticato di inserire il nome di Gerusalemme nel Corano? Se era così importante, perché non l'ha inserito il nome? C'è stato un imam, o un arabo, non so, c'è il video che faremo, dove lui ha detto
che il Corano dice, e cita pure i passi, io ce l'ho qua il Corano, ecco là sopra, però non ve lo faccio vedere perché se vi facessi vedere il Corano in mano, subito i criminali del web mi farebbero la foto col Corano in mano e poi chissà quello che ci farebbero. Alessio Evangelisti può essere semplice quanto le pare, ma Apollo no. Allora, dice, ha citato anche i versi, praticamente che poi se fate i videomontaggi, ma chi se ne importa, l'importante è che non è vero. Dice che nel Corano è scritto, e ha citato i passi, che la terra di Israele appartiene agli ebrei. Quindi non solo non c'è scritto questo, non solo, cioè non si trova il nome di Gerusalemme in tutto il Corano, ma c'è pure scritto che la terra di Israele appartiene agli ebrei. Quindi che volete? Lo vedete che è un problema religioso? È un problema di odio, è un problema di antisemitismo. Luca 21:24 profetizza che Gerusalemme sarebbe stata calpestata per un tempo dai gentili finché il tempo dei gentili non si sarebbe compiuto. Questo tempo si è compiuto e finito nel 1967. Da quel momento finiscono i tempi dei gentili. Bene. La prima distruzione del secondo tempio, ok, fu profetizzata da Gesù. Già ne abbiamo parlato, Matteo 24, che prese la profezia veterotestamentaria, il Tempio sarà ricostruito, poi di questo ne parleremo tra un pochino, vediamo un pochino, di andare a correre, vediamo un po', io qui ho poi il quadro che devo seguire, così seguo la linea, dice parla di questo, parla di questo, parla di quest'altro, e poi io vado a ruota libera, però mi devo scrivere quello che devo dire, così mi ricordo, se no poi va a finire che mi dimentico. Allora, Zaccaria 12:3 dice che tutte le nazioni sarebbero state contro Israele. Zaccaria 12:3. Zaccaria 12:3, ve lo voglio mettere, ma Zaccaria 12:14. Allora, Zaccaria, facciamo 12. Ecco qua. Ecco, tutte le nazioni della terra si raduneranno. Viene profetizzato l'antisemitismo per gli ultimi giorni. Quando la parola di Dio dice in quel giorno, ti sta dando la data, che è i nostri giorni, di questo già ne abbiamo parlato in tutti i nostri video. Allora, in questo momento Trump ha innestato questa cosa qua, l'antisemitismo e l'anticristianesimo, soprattutto la cosa contro gli evangelici. Perché? Perché tutto il mondo sta dicendo Trump ha fatto questa risoluzione, ha adottato questa risoluzione, questa legge di spostare la propria ambasciata, di riconoscere Gerusalemme, eccetera, 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 per compiacere agli evangelici. Ecco qui il trio: Trump, evangelici, ebrei. Trump scatena un putiferio che tutto sto putiferio si ripercuoterà contro in primis gli ebrei, in secondo il mondo evangelico nel mondo. Noi abbiamo sempre detto occhio che in qualsiasi momento può iniziare una persecuzione da paura. La persecuzione non inizia subito con i fucili, inizia in modo diplomatico, con le parole, con la pubblicità, preparando i cuori delle genti ad accettare che il male del mondo sono gli ebrei, i cristiani e quindi gli evangelici. Che dite? Eh?
tante cose stanno cominciando ad avverarsi, cose che noi stiamo dicendo ormai da anni, perché non le diciamo noi, perché noi, diceva il mio pastore, siamo ripetitori, le dice la Bibbia. Quando tu ti attieni a quello che dice la Bibbia, quello che tu dici si avvererà, non perché lo dici tu, perché né tu né io siamo bravi, Dio lo ha detto, perché la Bibbia è la verità assoluta. Si sta concretizzando l'anticristianesimo. Leggiti Apocalisse capitolo 13. Là la Chiesa non c'è, ma ci saranno quelli che crederanno in Cristo, che si convertiranno durante la grande tribolazione. Vogliamo andare a correre? Mo tra un po' vado anch'io a correre. Battuta. No, veramente, vado a fare corsa. Io faccio corsa. Quando finisco qua, se Dio vuole. Allora, un po' di sport fa bene, così quando me volete menà, prima me dovete raggiungere. Ancora nonostante la mia età, e Dio mi dà grazia di correre, grazie a Dio. Ma adesso questa è un'altra storia. Allora, vogliamo andare a correre, perché vorrei chiudere sto video perché è lungo. Allora, allora, il Salmo 48, verso 2 a seguire, Salmo 50, ci dice che Gerusalemme sarebbe stata luce delle genti, benedizione delle nazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Inoltre, Giovanni 4, 22 ci dice che la salvezza viene dagli ebrei. Quindi, questa cosa qui che sto per dire sarà forte, quindi reggetevi, specialmente voi cattolici. Salmo 48. Poi dice che il Dio è riconosciuto nei palazzi di essa. Vedi, parla di Sion. Parla di Gerusalemme. I re si erano adunati. Va bene, ok. Poi, Salmo 50. Lo potete leggere tutto? No, Salmo 50. Il Dio è apparito in gloria da Sion, luogo di compiuta bellezza. Eccetera, eccetera, eccetera. Poi. Inoltre, se voi leggete la Torah, il Pentateuco, a un certo punto il Signore gli dice a Mosè: la città che io ti indicherò quando voi entrerete, il posto, il luogo che io ti indicherò, ivi voi sacrificherete. Dove si sacrificava, lì poi c'era il tabernacolo, poi si costruirà il tempio, quindi era la testa da dove partiva il sacerdozio, perché poi agli inizi era un popolo teocratico, Israele, no? Quindi era il Rosh, era la testa di Israele, no? E quindi il luogo che poi fu indicato da Dio è stato proprio Gerusalemme. Quindi il fatto che Gerusalemme debba essere la capitale, questo è molto importante, la capitale di Israele, lo ha stabilito Dio nella parola, nella sua parola. Quindi qualsiasi cristiano, qualsiasi persona si definisca cristiana, deve riconoscere quello che dice la Bibbia. Punto. Se poi non sei cristiano, sei ateo o sei un cristiano nominale, quello è un altro discorso. Al di là di tutto, tu devi riconoscere, e Dio ha detto addirittura in Genesi 12, non solo, di benedire gli ebrei, di benedire Israele, e ha detto chi ti benedirà sarà benedetto, chi ti maledirà sarà maledetto. Vedi la storia di Chavez, ne abbiamo già parlato.
Lo ha maledetto dal profondo delle proprie viscere, gli è venuto un tumore, un cancro, non so che gli è venuto, 2 anni è morto. Altro che, ai ai ai, occhio, ecco perché noi diciamo Dio benedica Israele, Dio benedica gli ebrei, assolutamente, oltre che ti dovrebbe venire naturale, se hai lo Spirito Santo, amare gli ebrei, il popolo che ci ha dato Gesù. Gesù era ebreo o no? E questo non ci impedisce di amare anche gli altri. Il fatto che tu ami la tua famiglia più delle altre non significa che poi odi tutto il resto del mondo. Punto. Quindi, il fatto che Gerusalemme sia e debba essere la testa di Israele, tra l'altro capitale, mi hanno detto, mi corregga il fratello Pietro, che in latino significa testa. E quindi una nazione senza capitale è una nazione senza testa. Ok, tra l'altro, vabbè, questo trova il tempo che trova, in latino. No, la Bibbia non è stata scritta in latino, grazie a Dio. È stata scritta in ebraico antico e greco antico. Gloria allo Spirito Santo. Quindi ritorniamo sul punto, ripetiamo per l'ennesima volta. Il fatto che Gerusalemme debba essere la capitale di Israele è qualcosa che viene da Dio, è qualcosa di divino, è qualcosa stabilito dalla legge di Dio e che tutti i cristiani dovremmo accettare. Domanda. È una domanda, non me ne vogliate, cari amici cattolici, perché il Papa si è pronunciato contro? Aspetto una risposta. Ah, perché si crea un conflitto mondiale di qua e di là? Abbiamo già dimostrato che così non è. E questo con le nostre informazioni, figuriamoci quello che sa lui. Secondo voi ci sono molti cattolici che si sono schierati contro il Papa? Preti, prelati nel mondo? Che hanno detto di non essere assolutamente, quindi come vedete non siamo solo noi a essere divisi, lo stesso cattolicesimo è stradiviso, per non parlare di tutti quei ordini massonici, gnostici, che sono tutti divisi, che se fanno la guerra, altro che... Comunque, questa è un'altra storia. Se la Bibbia dice una cosa, domanda, perché il Papa gli va contro? Domanda... Non sarà forse un po' anti-Bibbia? Domanda. Non sarà un po' contro gli ebrei, non voglio dire anti? Domanda. Non sarà un po' contro Cristo, che va contro la sua parola, un po' anti? Domanda, non dovrebbe lui difendere Israele e gli ebrei come stiamo facendo noi che siamo veri cristiani? Malgrado siamo dei grandi peccatori, pieni di difetti, però amiamo Cristo, la sua parola, ci studiamo di fare la sua volontà. Questo che stiamo facendo fa parte della sua volontà. Predicare, insegnare, esortare, denunciare fa parte della sua volontà. Questo non si capisce. Quando tu vedi un predicatore vero, tu stai vedendo il frutto dello Spirito Santo. È una parte. Domanda. Perché fa questo il Papa? Qualcuno dirà, ah, tu stai dando addosso. No, io non sto dando addosso. Io ho presentato dei fatti biblici, stanno scritti nella Bibbia, in virtù di quello che è scritto nella Bibbia e in virtù delle azioni che poi vedo che compie, in questo caso stiamo parlando del Papa, giudico da quello che vedo. Giudicare significa valutare se una cosa è giusta o è sbagliata, punto. Non è condannare, e predicare e denunciare non è neanche condannare. E poi noi condanniamo il male, l'errore e il peccato, e no che non condanniamo. Poi i cristiani che non condannano, ma facessero come gli pare. Io mi chiamo Alessio Evangelisti e seguo la Bibbia. Chi è d'accordo, bene, chi non è d'accordo, mi dispiace fino all'osso, ma piangere non posso. E andiamo avanti.
Ripeto la domanda, perché il Papa sta facendo questo? Vorrei una risposta sotto i video. So, i commenti aperti. Vediamo le stupidaggini che mi diranno. Scusate, è quello che penso, è quello che dico. E quando vedo delle disinformazioni che dicono la menzogna, vanno pure le persone, perché io non permetto che si porti della disinformazione per confondere le persone nel mio canale. Gli altri lo fanno, chi lo fa? Io no. Tu, l'orecchino al naso, a me non me lo vedrai mai. È scritto in Osea 4:6 che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Ecco pure perché facciamo questi video. Per denunciare, per dare conoscenza vera a chi vuole della parola di Dio. Giustamente, il Papa non vuole, no? E manco lui già l'anello al naso. Diciamo ce l'hai con questa anello al naso, vabbè, no? È un modo di dire. E te credo che è un po' arrabbiato, perché il centro del mondo spirituale non è forse il Vaticano? E quindi se Israele viene riconosciuta, si apre una porta verso quello che sarà la ricostruzione del Terzo Tempio di Gerusalemme. Adesso entriamo in questo argomento che giustamente qualcuno mi scrisse nel video numero 1, giustamente io benedico Dio, e mi tirò le orecchie e mi disse: mi aspettavo che parlassi del Terzo Tempio, e c'hai ragione. Non l'ho fatto, male feci. Lo volevo fare, invece poi per sbrigarmi, una cosa e un'altra, la cosa più importante non l'ho detta. Giustamente, viva, viva Dio e grazie a Dio per i fratelli che ci tirano le orecchie. Grazie, infatti noi abbiamo fatto sto video proprio per rimediare. E quindi Dio ti benedica, fratello, non faccio sempre nomi perché è giusto che sia così. Però, insomma, i commenti stanno là sotto, potete andarli a vedere. E i commenti giusti sono ben accetti, anche quelli di riprensione, gloria a Dio. Quando è giusta una cosa è giusta. E quindi, ovviamente, tutto questo fatto qua del riconoscimento di Gerusalemme sposta il mondo, gli occhi del mondo su Gerusalemme. Quindi dal Vaticano li sposta a Gerusalemme e al Papa non gli va giù. Questo è uno dei perché, e troppi altri ce ne so, perché c'è anche un disegno machiavellico. E te credo che si è pronunciato contro. Ma facendo questo però va contro la stessa Bibbia. Perché Dio ha detto, io... Questo lo ha detto Gesù in Matteo 24 e non solo, è scritto in tutta la Bibbia, è scritto anche in, come si chiama? Daniele 9:27, ma adesso parleremo di Daniele 9:27 che è strettamente correlato col Terzo Tempio, ok? Che gli ebrei sarebbero ritornati, ha detto Dio, già l'abbiamo detto, lo vogliamo ripetere, sarebbero ritornati in Israele. E che te pensi, che Dio fa ritornare i suoi figli, il suo popolo in Israele e poi non gli dà la capitale? Ma che ti dice la testa? Ma sei normale? Ma come stai? Sì, no, va bene, Israele sì, ma la capitale no, è sì, perché Dio, eh? Cucù. Che amarezza. Cari gnostici, avete un buon alleato. Cari, non siete cari, per carità. Bussa via, bussa via, bussa via. Gnosticismo, per carità. Vade retro, bussa. Quindi, l'albero si riconosce dai frutti. Un albero buono fa frutti buoni, quindi frutti biblici. L'albero cattivo fa frutti cattivi, quindi frutti antibiblici. Bene.
Allora, 70 nazioni dell'ONU, l'ONU rappresenta le nazioni, si sono radunate contro questa decisione di Trump, che poi tocca vedere che c'è dietro, il cuore di Trump. Non pensate che Trump sia un santone. Trump non è buono, non ha un buono spirito. Trump non è un cristiano, attenzione, poi basta vedere come si comporta. Ho visto certi video dove passa gli dà certe botte proprio fisicamente agli altri presidenti, proprio fisicamente gli dà proprio le botte, oh, levate, oh. Così vi farei vedere i video. Ma che fa? Le strette di mano alla Trump che gli ha preso la mano al premier corporaccio giapponese, gli ha stretto la mano, questo stava, era diventato arancione, non tutti a fare le foto, e poi questo gli ha levato la mano, ha fatto così, perché lui è manesco, è abituato a fare così. Trump de cristiano non c'ha niente. Però in tutto questo si compie il disegno divino, perché Dio ha sempre tutto sotto controllo. Bene, quindi 70 nazioni si sono pronunciate contro questa decisione di Trump, di Trump, e ovviamente anche il Vaticano non è mancato ad allearsi, diciamo, affiancare, diciamo, il proprio diniego a queste 70 o 69 nazioni, perché anche il Vaticano è una nazione, attenzione. L'ONU sono le nazioni, benissimo. Allora, quando finisce sto video? Dio mio, quanto dura sto video. Vogliamo andare a correre. Allora, vi vorrei spiegare Daniele 9:27. Daniele 9:27 è una profezia già trattata da qualche parte. A un certo punto inizia dal verso 24. Vi sono 70 settimane determinate sopra il tuo popolo. Il tuo popolo sono gli ebrei, perché Daniele era ebreo, quindi non sta parlando dei gentili. C'è tutta qui la storia, eccetera, eccetera, eccetera. Arriva al verso 26, dice che il Messia sarebbe stato sterminato con una morte dura, eccetera, eccetera, eccetera. E la città e il santuario, città e santuario, sarebbe stato distrutto. Il santuario è il terzo, è il tempio. Il santuario è il tempio. Questo tempio è stato distrutto nel 70 dopo Cristo. Domanda, ecco qui come si fa a capire le profezie. Il verso 27 parla della settimana apocalittica che si discosta nettamente da tutti i versi precedenti. Quindi dal 24 al 26 sono l'epoca che va da prima del Messia al Messia alla distruzione del Tempio, del secondo Tempio. Il verso 27 invece riguarda la fine dei tempi, quando sarà ricostruito il terzo Tempio, l'epoca della grande tribolazione. Dice perché? Semplicissimo, vuoi che te lo dimostro? E che ci siamo a fare noi? Per questo noi siamo qua, per dimostrarvi le cose che dice la Bibbia. Allora, se tu fai attenzione quando leggi, leggi che il Tempio, che è il santuario, la città di Gerusalemme, sarebbe stata distrutta. Domanda, si è avverato questo? Lo ha detto Gesù in Matteo 24, che si sarebbe avverato. Poi è venuto Tito e lo ha fatto, quindi ha distrutto tutto. Okay. Quando è venuto questo? Nel 70 dopo Cristo. Perfetto. Dal 70 dopo Cristo, che il Signore ha detto che sarebbe stata distrutta la città e il Tempio, è stato più ricostruito il Tempio? Ti risulta che a Gerusalemme adesso c'è un tempio ebreo? Dice no, anzi, il diavolaccio, il satanasso, ci ha messo il tempio dei musulmani, in maniera tale,
proprio da tenere ferma quella parte in mano sua e far sì che nessuno ci costruisse niente, perché il Satanasso, per quanto sia stupido, non è pollo. Dico che è stupido perché si è ribellato, se era intelligente non si sarebbe ribellato, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi in questo momento non c'è nessun terzo tempio, giusto? Quindi è stato distrutto, questa parte qui si è adempiuta, il tempio è stato distrutto, sono 2000 anni che il tempio non c'è, giusto? Perfetto. Quando andiamo al verso 27, apre un nuovo capitolo. Perché? Perché dice che esso confermerà il patto con molti in una settimana, sta parlando di settimane, di anni, già l'abbiamo spiegato in altri video, alla metà della settimana farà cessare sacrificio e offerta. Israele, gli ebrei, dove fanno il sacrificio e l'offerta? In Colombia? Negli Stati Uniti? In Oklahoma? In Alaska? In Russia? Sulla Luna? Dove fanno il sacrificio e l'offerta? In Israele. Punto numero uno. Punto numero due. Dove? A Hebron? A Beersheba? A Gaza? Nel Libano? Dove? A Gerusalemme. Perfetto. Dove? Nel Santo Sepolcro a Gerusalemme? O nel Knesset, nel Parlamento israeliano? Dove lo fanno? Nel Monte del Tempio. E nel Monte del Tempio dove lo fanno? Nella Meschita della Roca? O nell'Alta Meschita di Al-Qasa, o come si dica? Ma non mi viene. Dice, no, nel Tempio. Ah. Sta dicendo che il terzo tempio sarà ricostruito. Domanda, è stato ricostruito il terzo tempio? No. Quindi questo qui, verso qui, ancora non si è adempiuto. Sono 2000 anni che si è fermato l'orologio profetico al verso 26, dal 24 al 26. Siamo in aspettativa che tra alla fine del verso 26, ecco qua, e agli inizi del verso 27, qui, ecco qua, c'è una separazione, una netta separazione, si ferma il tempo alla fine del verso 26, è chiamato il tempo dei gentili, che durerà 2 giorni, è scritto in Osea 6, 1 e 2 o 1, quando dice che il Signore in 2 giorni ristabilirà il suo popolo, 2 giorni sono 2000 anni, lo dice Pietro, 1 giorno per il Signore sono 1000 anni, punto. Quando finirà il tempo dei gentili, la Chiesa sarà rapita, si entrerà in questa settimana qua. Qui parla dell'Anticristo e dell'ultima settimana di Daniele, la settimana apocalittica di 7 anni. Oh, mi sono spiegato? Spero di essermi spiegato. Questa decisione di Donald Trump ha aperto le porte a questo. Spero di essermi spiegato. Ci troviamo a un passo dal rapimento della Chiesa. Per quanto riguarda la ricostruzione del terzo tempio, abbiamo fatto un video, tutto è pronto. Nel video abbiamo fatto vedere come tutti i telegiornali. Terzo tempio, se io metto qua terzo tempio, eccolo qua, terzo tempio di Gerusalemme, imminente patto della fine dei tempi, abbiamo fatto nel 2014, qui vi mostriamo tutti quanti i telegiornali ebrei e il sito ufficiale del tempio, dove appunto tutto è pronto, c'è anche la giovenca rossa, dove appunto parla di questa giovenca che si trova in numeri 19 e praticamente paradumà si dice in ebraico, e anche questa sarebbe già pronta dopo 2000 anni, che più di 2000 anni che non ve n'era una, eccetera eccetera eccetera. Va bene, questo è quanto. E vorrei andare a chiudere.
Allora, dice Isaia 28, da verso 15, 14, 16, 18, 20, 21, nel verso 5 dice: in quel giorno Israele, in quel giorno parla degli ultimi giorni, Israele avrebbe fatto un patto con la morte. In quel giorno Israele avrebbe fatto un patto con la morte. Questo patto che farà quest'uomo, che confermerà questo patto, eccolo qui, patto, Isaia 28 dice che è un patto con la stessa morte. In quel giorno gli dà la data, l'abbiamo già spiegato. Il 2017 è stato un anno, profeticamente parlando, incredibile, e anche da un punto di vista di cataclismi nel mondo, eccetera, eccetera. Il 2018 sarà peggio. Altro che prosperità, come dicono gli apostoli della prosperità, come il Maldonado di turno che è andato in Sicilia, che noi riprendiamo nel nome del diavolo, che va dicendo che Dio è una meretrice e non lo dice così elegantemente, e la moglie va dicendo che è il Shaddai che ha il seno delle donne. Non capisco come questa gente gli possa andare dietro a costoro, e qui denunciamo con nome, perché sono personaggi famosi che noi li denunciamo e li giudichiamo, giudichiamo ciò che è cattivo e ciò che è buono, e condanniamo le loro azioni e le loro parole nel nome di Gesù Cristo. Il 2018 come sarà? Altro che ci sono stati? Adesso abbiamo fatto una marea di video, uragani, terremoti, crisi, crisi belliche, vulcani, leggiti Gioele 2:30-31, quando dice colonne di fumo, sta parlando di vulcani, sangue, morte, iceberg che si staccano, epidemie, l'HIV non è altro che l'inizio, noi l'abbiamo detto, secondo noi ci saranno molte malattie per trasmissione sessuale, fenomeni nello spazio, lo stesso Nibiru è interessante. Mi pare che è Isaia che dice: dai confini dello spazio o da molto lontano verrà il male sulla terra. C'è stato qualche scienziato che ha parlato di Nibiru. L'esistenza di Nibiru non farebbe altro che confermare tutto il discorso apocalittico, qualora esistesse, e non il contrario. I salmi 10, 69, 70, 90 sono salmi profetici per Israele. Hanno anche alcuni di questi un po' di messianità, perché le profezie hanno una doppia, una tripla valenza. Questo è molto comune. Il ruolo della Russia è altamente determinante in tutto questo. Vedi Ezechiele 38, Ezechiele 39, ma soprattutto il 38. È stato profetizzato che la Russia sarebbe diventata una potenza mondiale, l'Iran stesso sarebbe diventato una potenza mondiale e si sarebbe alleata con la Russia. Questo è stato profetizzato in Ezechiele 38, centinaia di anni avanti Cristo. E potrei continuare, ma basta. Troppo lungo sto video, basta. Siamo in cammino alla ricostruzione del terzo tempio di Gerusalemme. Fammi vedere se... La polizia di Israele si sta preparando per l'arrivo del Messia. Questo lo hanno detto i giornali, molti giornali, non mi ricordo se quelli... Comunque i giornali ebrei parlano di queste cose. Mo vado un po' di corsa, non mi voglio mettere troppo a cercare. Ah, questo ci tengo a farlo, questo ci tengo a dirlo, questa piccola parentesi. Gerusalemme è una città sacra alle tre religioni monoteiste del mondo, giudaismo, cristianesimo, islam. Noi diciamo che è più corretto che Gerusalemme sia degli ebrei, anche da un punto di vista di rispetto per il prossimo, e di amore. Sapete perché? Perché, e questo viene altresì confermato perché c'è stato un gruppo dei nostri fratelli che è andato adesso in Israele, se tu vai in Israele, vai alla collina del Tempio,
dove c'è il Tempio musulmano, dove si andrà a ricostruire il Terzo Tempio di Gerusalemme, i musulmani lì, se sei cristiano, se sei ebreo, non ti fanno entrare nei loro posti sacri. Non dovrebbe essere patrimonio mondiale? Bene, loro non ti fanno entrare. E quando i cristiani entrano e sono entrati scortati dall'esercito e dalla polizia. E non possono andare con le Bibbie alla vista e neanche con gli iPhone, perché sanno che nell'iPhone tu hai il nome, la Bibbia, e in più se pronunci il nome Yeshua o il nome Yahweh, pure se c'è la polizia, rischi che te vengano ammazzati. Gli ebrei questo lavoro non lo fanno, fanno entrare dappertutto nei loro posti sacri e sono contenti. Questo è una, e questi sono dati di fatto che non vi dicono. Perché, e poi dicono che l'Islam è amore. E o vedo com'è amore. Non mi tirate fuori le crociate cattoliche, perché noi non siamo cattolici. E quello che hanno fatto i cattolici con le crociate va contro la Bibbia, dimostrando ulteriormente che il cattolicesimo c'ha la facciata. Con tutto rispetto parlando, poi a un certo punto dobbiamo anche essere franchi quando diciamo le cose. E se non lo vuoi accettare, non lo accettare, ma chi se ne importa? Finché ci abbiamo sta poca libertà di espressione, ben venga. I rabbini giustamente dicono, se è stato possibile ritornare in terra di Israele dopo 2000 anni, che era impossibile da un punto di vista umano, figuriamoci ricostruire il Terzo Tempio. Pienamente d'accordo, il Terzo Tempio sarà ricostruito, ma la Chiesa non vedrà la ricostruzione del Terzo Tempio, anche perché ci sarebbero due tempi sulla terra, il Tempio del credente e il Tempio di Dio. Vabbè, ma sarà il Tempio di Dio il Terzo Tempio? Il Terzo Tempio sarà il Tempio di Dio? Buona domanda. Cacco matto per Alessio Evangelisti. E rientra nei piani di Dio. Di Dio lì non credo, perché non c'è niente, perché Dio non abita in tempi d'uomo, specialmente in questi tempi. Sarà un tempio ricostruito per volontà di Dio, perché Dio lo permetterà, poi a un certo punto sarà uno strumento nelle mani di Dio, perché a un certo punto il Terzo Tempio, questo è scritto, ma non stiamo troppo entrarvi dentro, sarà profanato dall'Anticristo, dove lui si siederà in questo Tempio e mostrerà se stesso come Dio. E voi sapete che gli ebrei non concepiscono la deità messianica. Cioè, il loro Messia non è Dio. Quando l'Anticristo verrà e dirà io sono il Messia, loro tutti lo acclameranno come Messia, ma non come Dio. Quando invece l'Anticristo profanerà il Tempio e dirà no, io sono il Dio, lì capiranno che non è il vero Messia. E allora inizierà la grande tribolazione, e questo avverrà nella metà della grande tribolazione. Quindi possiamo dire che il Terzo Tempio non è un Tempio di Dio inteso come un vero Tempio di Dio, ma è uno strumento di Dio. Semplicissimamente. Quindi quando due tempi non possono stare in piedi contemporaneamente è abbastanza simbolica come situazione. Qualcuno lo disse, noi rispondiamo in questo modo, per chi lo vuole accettare. E poi ognuno ha i propri limiti nel spiegare la parola di Dio. Noi arriviamo fin dove possiamo, poi oltre, diciamo, andate da qualcun altro. Benissimo. Questo è quanto, cari fratelli, cari amici, non so come è venuto sto video, non lo so come è venuto, mi sarò spiegato? Allora, chiudiamo. Mi sarò spiegato, sarò riuscito a trasmettere quello che avevo nel cuore, ovvero quello che poi è scritto? Una cosa è certa, cari fratelli e amici, ci troviamo a un passo dal rapimento della Chiesa. Il Terzo Tempio è tutto pronto, sta per essere ricostruito. Questa decisione di Trump è stata incredibile, incredibile. Che altro dire? Non saprei. No, insomma, ha voglia qui ancora di... Solo che
quanto dura sto video. Ecco perché poi dopo vado a chiudere i video, ma dovevi dire questo, sì è vero, però poi io pure li devo chiudere i video. Bene, se volete contribuire con questa opera potete fare le seguenti cose descritte sotto ai commenti del video, sotto in descrizione. Potete iscrivervi al canale, cliccare sulla campanina, e questa campanina qua, ah no, già ho chiuso la cosa, vabbè, potete iscrivervi al canale, potete, oppure potete anche condividere questi video sui social network, potete creare playlist, o poi il massimo che potete fare è proprio scaricarli e ricaricarli, con, ovviamente con titoli diversi. Questo è il modo che potete, come potete contribuire con questo piccolo canale, il nostro piccolo ministerio, se reputate che sia che venga da Dio, insomma, e se poi non reputate che venga da Dio, allora per carità, gloria a Dio. Bene, grazie per averci seguito, che Dio vi benedica. Con voi è stato sempre Alessio Evangelisti, e se Dio vorrà ci vedremo al prossimo videoprogramma, se il Signore non torna prima per rapire la sua Chiesa. Gloria allo Spirito Santo. Andiamo avanti e non spaventiamoci per le cose che succederanno nel mondo, non buone, perché Dio ha detto in Luca e non solo di non sgomentare, di non farsi, di mantenere saldo il cuore, di cacciare via la paura nel nome di Gesù. Dimoriamo nella sua parola, nella preghiera, nella comunione della fratellanza e nello spezzare il pane insieme. Grazie, che Dio vi benedica. Shalom.